di canzoni. Quello che chiude gli occhi e fa riflettere, insomma, quello che scassa i coglioni. Eppure un pubblico l'avevo, sempre nascosto dentro casa, e a parte qualche timido parente, non m'hanno mai fermato per la strada. Attraverso il mio mestiere ho conosciuto tanta gente, cantautori che parlano, poi non dicono mai niente. E mi ci metto pure io, che faccio tanto irriverente, ma poi penso solo al fatto mio, perché sono un incoerente. Di 40 anni praticamente, quando incontrai questo ragazzo, tra l'altro ti somigliava pure, avete delle cose molto in comune, che si chiamava Stefano Rosso. Infatti al Folk Studio andavamo insieme, aveva proprio, che ne so, un brio tipo come il tuo, una freschezza, insomma, quella che era freschezza ieri può essere freschezza anche oggi, perché quella che è la vita. Adesso si parla tanto di cantautori in Italia, ma il termine cantautore non esiste. Il termine cantautore è un termine che ha inventato Vincenzo Micocci, che era il mio produttore, che si doveva inventare delle soluzioni per lanciare degli artisti. Doveva portare Gianni Meccia a Sanremo con un pezzo che si chiamava Il Barattolo, e faceva rotola, rotola, e dice, ma mo come lo porto? Dice, che mi invento? Ma in fondo l'ha scritta lui questa canzone, la canta pure il cantautore. E io non ho tempo, forse perché cerco qualcosa che non c'è. Io non ho tempo, non so perché, ma questa vita la dedico a te. Ma non ho tempo, la vita va, aspetto sempre un treno che da qui non passa mai. Sono a casa di questo chitarrista, lui va un attimo in bagno, dice scusa vado in bagno, riesce dal bagno, io avevo scritto questa canzone. Ah, così? Io l'ho fatta sentire, ho detto ammazza, ma quando l'hai fatta questa? L'ho fatta adesso. No, è nata proprio così. E andiamo avanti costruendo bugie, alimentando manie nella nostra mente. Ci lamentiamo che il mondo lo amiamo, ma lui di noi non gliene frega niente. Sono momenti della vita che vanno e vengono per tutti noi. Se un giorno non ti gira bene, aspetta un attimo e vedrai. Sono costanti nei pensieri, nei gesti, in ogni banalità. Ma è anche vero tutto il contrario, all'improvviso la felicità. Ma è anche vero tutto il contrario, all'improvviso la felicità. Ma è anche vero tutto il contrario, all'improvviso la felicità. Quello che piace molto la musica, ho chiamato Baldazzi, che è un grosso paroliere, quello che ha scritto Itaca, Piazza Grande, Occhi di Ragazza, insomma, un po' la storia, no? Mi senti, Gianfranco, puoi fare il testo su sta canzone, perché a me non mi viene, punto. E poi i piatti da scrostare che imploravano da troppe settimane, e si versò da bere nel bicchiere dove ieri aveva fatto colazione. Giusto due gocce di Jack Daniels per riattivare la circolazione.
io, come ti ho intuito, abito a Garbatella. Sì. Sono sempre stato un pessimo studente, non è che studiavo poco, perché non ci andavo proprio. E quindi, diciamo che appunto per questo poi non ho preso l'università, insomma. E Roma me chiama. E Roma che piange. Roma de Santi e de Mignotte. Queste cose, perché è chiaro, che ne so, il bassista si mette sopra in un modo, il batterista in un altro, e nasce proprio l'arrangiamento, ma suonando dal vivo proprio. Il mio carissimo amico Rino Gaetano stava scrivendo mio fratello e figlio unico. Entro dentro io, lui, oh lì, senti sta cosa, mio fratello è figlio unico perché è convinto che Chinaglia non può passare a Frosinone. Non gli faccio rima, che cazzo significa sta storia? E lui mi fa, non lo so, ma col tempo un significato ce lo troviamo noi o ce lo troviamo noi. Guarda, è un giornalista. Puoi provare la mia chitarra? No? È che sto mancino, quello è il problema. Ah, è vero. Ti guardavo affascinato prima. Speriamo, è tortuoso.